Civita sono arrivati in Russia a Mosca in una mostra che racconta la moda italiana degli anni 60, dove Roma fa da protagonista. Sergio Paini. La storia dell'alta moda italiana sbarca a Mosca, cuore di un paese che è uno dei mercati più importanti per il settore. Al Museo delle Arti Applicate e Decorative della capitale russa è stata inaugurata la mostra 60 anni di Made in Italy, con il patrocinio dell'ambasciata e dell'Istituto Italiano di Cultura. Sono stati i primi a vestirsi italiani con le nostre grandi griffe, quindi era giusto portare la storia di quello che è stato il nostro Made in Italy. Più di 50 capolavori, accessori come i gioielli creati dalla principessa Elietta Caracciolo per personalità come Jacqueline Kennedy Onassis, Nancy Reagan e Hillary Clinton, ma soprattutto abiti realizzati per film importanti ed eventi speciali fin dai tempi della Dolce Vita. Quindi parliamo dei sarti e delle sartorie degli anni 50, come Schubert con l'abito creato per l'attrice Gina Loro Brigida, o le sorelle Fontana con il pretino realizzato per Ava Gardner nel film La Contessa Scalza. Spazio anche alla sartoria maschile, questo è lo smoking Brioni indossato da Pierce Brosnan nei panni di James Bond 007 e naturalmente ai grandi nomi del prêt-à-porter. Armani, Prada, Ferré e Versace, presente anche con il jungle dress che fece scalpore quando nel 2000 fu indossata dalla pop star Jennifer Lopez in occasione dei Grammy Awards. Aperta a Roma la festa regionale del partito.